Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questa nuovissima live. Ragazzi, siamo tornati su PlayStation 4, siamo su PS4, perché dopo la live che c'è stata appunto venerdì, se non erro, oddio, io ho perso i giorni, sì, venerdì, abbiamo finito Leggende Pokémon Arceus. Perché dico finito, tra virgolette? Perché sto completando privatamente il Pokédex, perché la vera fine del gioco la scopriremo soltanto una volta completato il Pokédex. Quindi ragazzi, mi sto dando una mossa e spero tra questa domenica e la prossima di portarvi anche la puntata finale su Leggende Pokémon Arceus. Ovviamente la potete recuperare sia qui su Twitch che su YouTube, l'intera serie, perché l'ho messa sia su Twitch che riassunta su YouTube, quindi la trovate. Ma bando alle ciance oggi ragazzi, perché oggi invece si inizia un nuovo capitolo, una nuova avventura ragazzi, e sto parlando di Detroit Become Human. Io questo capitolo l'ho comprato praticamente quando è uscito, ma non avevo mai avuto modo di metterci mano, e ragazzi, per fortuna non l'ho fatto, perché adesso sto avendo modo di portarlo con voi e di farvelo scoprire se non lo conoscevate già. Quindi beh ragazzi, entriamo, già ovviamente ho scaricato tutto, aggiornamento e compagnia bella, quindi vediamo un po' questo titolo che cosa ci lascerà, anche perché so che è un titolo molto molto profondo e dove bisogna fare molte scelte. Quindi ragazzi, io lo giocherò al solito in roleplay, cioè le scelte saranno quelle che farei nella vita reale, quindi vediamo che cosa combinerò. Vediamo come inizia, inizia già con una schermata di caricamento. La regia dice ci aspettiamo tanto. Vero ragazzi, deve essere veramente un bel titolo, quindi non vedevo l'ora. Ovviamente ragazzi è di Quantic Dream. Detroit Become Human. Salve, le do il benvenuto in Detroit. Sono un androide e le farò da guida. Per prima cosa, qualche suggerimento per ottimizzare la sua esperienza. Ragazzi, grafica wow. Il suo sistema ha impostato questa lingua. È corretto? Sì, amica mia dagli occhi azzurri, super gnocca. Allora, lingua audio italiano, lingua testi italiano, sottotitoli. Dai, sì. Dimensione sottotitoli, ragazzi, facciamo medi perché io non ci vedo, quindi vai così. Sì. Regoli le impostazioni dello schermo. Ok, luminosità, chiaramente visibile, appena visibile. Quindi, boh, facciamo... Che poi non ci vedo. Facciamo così, dai. Grazie. Seleziona il suo profilo. Ok, la difficoltà, esperti principianti... Ah, ragazzi, ho esperti o principianti, cioè non c'è una via di mezzo. Allora, voglio concentrarmi solo sulla storia con comandi semplici. Oddio, possibilità ridotte di perdere un personaggio. Quindi, ragazzi, si possono perdere i personaggi. Sinceramente, ragazzi, anche se non sono esperta, perché non lo sono, non conosco questo titolo, sinceramente, ragazzi, voglio rischiarmela. Cioè, voglio che sia coinvolgente. Non voglio che sia sempliciotto. Anche perché, se non erro, si basa molto sulle scelte, quindi la sfida credo sia quella, capire di fare le scelte giuste. Io ragazzi voglio proprio tentarmela da esperta, e se li perderò tutti, li perdiamo. Sono d'accordo con la regia che dice imbarchiamoci nel sacrificio dei personaggi. Ragazzi, se li faccio morire, pazienza, li faccio morire. Non lo so ragazzi, fallo esperto. Vabbè ragazzi, andiamo a morire, dai. Scelgo esperto perché voglio rischiare la perdita dei personaggi, ragazzi. Ansia. Quando compare questo simbolo, ricordi di non spegnere il sistema. La sua esperienza con Detroit ha inizio. Ricordi, questa non è solo una storia. Questo è il nostro futuro. Mattia dice, se poi te ne penti, beh, se poi me ne pento, lo ricomincio, ragazzi. Boh, speriamo non sia troppo difficile. 15 agosto 2038, ragazzi, siamo nel futuro, attenzione.
Ok. Interagisci con Levetta. Ah, ok, basta tirarla verso l'alto, ok. Ora chiaramente devo prendere confidenza con i comandi, ragazzi. Abbiamo Caroline, Emma e John. Non so chi siano, in questo momento no, non ho la benché minima idea di cosa siano i personaggi. Cioè di che legame abbiano. C'è qualcuno che piange. E tu? Che stai facendo? La prego, salvi la mia bambina. Cosa? Mandate un androide. Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo. No! Perché non mandate una persona vera? Cosa dobbiamo fare? Trova il capitano Hollen. Stiamo andando dalla figlia della signora. Io volevo vedere se c'era altro. Credo di no, vabbè. Ragazzi, vi leggo, metto pausa perché è difficile se non leggervi. Buonasera, Zallone. Mi è piaciuto quello che ha detto il videogiocatore. Se muoiono tutti vuol dire che doveva andare così. Ti ripeto, scusate un attimo per i comandi perché io, ripeto, non l'ho mai visto sto titolo, quindi mi devo un attimino immedesimare. E sinceramente mi fa paura questa situazione. Non so cosa stiamo andando a fare alla bambina. La vogliono uccidere, cioè perché c'è questo ambiente? R2 per gli obiettivi. Trova il capitano Allen. Vabbè, tipo l'occhio dell'aquila, ok. Cioè, ragazzi, ma che è successo qua? Oddio. Parla prima con Allen. Ok, quindi bisogna fare le cose con un ordine. Ok, lui. Quindi parliamo prima con lui. Ok, Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. oddio. Nome del deviante, comportamento del deviante, shock emotivo, codice di disattivazione. Oddio, Ha mai facciamo manifestato comportamento. comportamenti anomali prima d'ora? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ok. Ha subito qualche shock emotivo di recente? Senti. Salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Oddio, ragazzi. Salva l'ostaggio a qualunque costo, scopri cos'è successo. Salva l'ostaggio devo fare. Oddio, ragazzi, ma mi sta mettendo ansia questa cosa, cioè mi devo muovere. E le risposte contano. Ispeziona la stanza dell'ostaggio, esamina le vittime. Esaminiamole. Usa la levetta destra per muovere il puntatore. Ok, gli indizi stiamo cercando. Deceduto. È fino a là. Che devo fare? Devo spostare ancora. Ragazzi, che casino. Il destino della bambina è nelle tue mani, eh. Rene sinistro perforato, trauma mortale all'addome. Se tieni premuto L1 fa vedere gli indizi. Grazie ragazzi, emorragia del polmone. Quindi è stato colpito. Oddio, sto premendo L1 ragazzi, ma non me lo fa ancora vedere. Probabilmente devo sbloccarla questa possibilità, eh. Non vedo lui. Ah, ecco, guarda qua. Emorragia del polmone inferiore, emorragia interna, ricostruisci. Ok. Vabbè ragazzi, lo hanno sparato, non è che... Il padre stava stringendo qualcosa. Quindi si riavvolge per cercare l'indizio. Sta stringendo una sorta di... Cos'è? Un iPad. Ricostruzione incompleta però dice, quindi c'è qualcosa che non sappiamo. La parte gialla manca un indizio, riavvolgi. Magari devo stare qui e cercare altri punti di vista. Ok, qua. Ok, ragazzi, grazie.
possiamo uscire adesso. Ok, mi state dicendo di non avere fretta, quindi posso prendermi tutto il tempo allora, ragazzi, me lo prendo, dobbiamo indagare. L'ordine per un androide AP700 è stato immesso. La Cyberlife la ringrazia per il suo acquisto. Ok, probabilità di successo, ragazzi, è aumentata. Beh, devo analizzare anche l'altro. L'agente del DPD è intervenuto per... Non l'ho visto, vabbè. Ecco qua il primo indizio. Ferita da proiettile. Quindi anche lui è stato sparato. Deceduto, agente Deckard Anthony. Manca l'ultimo indizio. Dove lo devo cercare? Nella mano, ecco. Stifnato di piombo, solfuro di antimonio, un singolo colpo. Scusate, ok, non mi ha spuntato il tasto prima. Allora, qui c'è qualcosa di mancante. Ecco. L'ostaggio assistito alla sparatoria. Qui, vediamo cosa c'è da sapere. Lì, la pistola. Il poliziotto ha sparato al deviante, quindi ha iniziato il poliziotto. Vediamo anche all'inizio, c'è qualcosa di mancante, vediamo dove. Lì. Anche lui aveva una pistola, arma individuata. Ok, adesso è stato ricostruito per intero, quindi ha preso l'arma. Oddio. Sto cercando di capire. Questo è all'indietro. Quindi vediamo chi ha sparato prima, ragazzi. Eh sì. Ok, cerchiamo la stanza della bambina. Ok, vittime esaminate, le abbiamo esaminate tutte. Erano solo queste due. Senti, me la fai prendere sta pistola a terra, sinceramente? Non me la fa prendere, ragazzi. Ah, così. Prendi, prendiamola. Non si sa mai. Hai sbloccato un dialogo. Ok, è aumentata la probabilità di successo. Attenzione, abbiamo una rivista. Una pentola sul fuoco, anche se è di induzione, ma è sul fuoco. La famiglia stava per riunirsi a tavola. Ok, che mi state dicendo, ragazzi? Grazie Viviana per l'abbonamento, grazie mille e benvenuto ovviamente. Allora, all'entrata all'inizio del gioco ha lasciato un pesciolino per terra, era fuori dall'acqua e lo andiamo a recuperare. Tanto ragazzi, ve l'ho detto, stavo per tornare comunque indietro. Perché dato che non devo fare di fretta, per come mi avete detto, posso anche tornare dov'ero. Questa è una delle stanze però, vediamo se c'è qualcosa. Oppure torno all'ingresso prima, dai. Allora, ecco, qua c'è la cameretta, guardiamo la cameretta, visto che me la sono trovata qua. Ok, vediamo un attimo. Ok, abbiamo scoperto il nome del deviante, ragazzi. Quindi i devianti sarebbero loro, gli androidi. Ok, sta aumentando la probabilità di successo, ragazzi. Credo che sia questo l'obiettivo, man mano. La bambina non ha sentito gli spari. Perché aveva le cuffie, ragazzi. Ok, l'abbiamo ispezionata anche la stanza. Vediamo questo pesciolino che mi avevate detto di controllare. Non so se si può correre, sinceramente. L1. Ferita non letale. Ma poverino, ma come ti posso aiutare? Là c'è lo sparo. Sinceramente, amico, non so come aiutarti. Non credo, ragazzi, che posso interagire con lui, però, eh.
Ecco il pesciolino. Gurami Nano. Ragazzi, adoro questo pesce. Salva, certo che lo salvo. Io lo adoro questo pesce, ragazzi. Attenzione, ragazzi, spuntato software instabile. Ho capito, ragazzi, se facciamo scelte che hanno a che fare con l'umanità, l'androide perde la sua funzionalità perché deve essere oggettivo, no? Non deve avere emozioni umane. Noi salvando il pesce gli abbiamo dato un'emozione umana. Credo che sia questo il motivo della voce software instabile. Troppo bella sta cosa, raghi. Troppo, troppo bella. Allora, prossimo gioco... Ah, ok, state parlando dei vari giochi. Beh, ragazzi, non entro in merito, altrimenti perdo qua la scia del gioco. Posso entrare in bagno? Sì. Entriamo. Posso indagare anche qui dentro? Oh, oh. Che cazzo stai facendo? Ci vuoi parlare o cosa? Ma io sto indagando. Devo uscire, ragazzi. Aiuto, non posso già salvare. Non posso, aiuto, ragazzi, paura. Sono uscita. Perfetto. Indietro! Passaggio individuale. Non avvicinarti o mi butto! Ragazzi, che ansia. Nome. Ciao Daniel. Come? Mi chiamo Connor. Come sai il mio nome? So molte cose su di te. Sono qui per aiutarti. Aiuto. No, l'ha destabilizzato l'elicottero. Ottieni la fiducia del... Avvicinati lentamente. Allora. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Non voglio parlare. È troppo tardi, Armand. È troppo tardi. Ti prego. Sei armato? Aiutami. Verità. Sì. Ho una pistola. Gettala. Non fare scherzi o sparo. Gettala, perché così si fida di te. Dai, gettala davvero. Ci ecco. Sta. Ce l'ho fatta, pistola. Ragazzi. Ho aumentato il successo. Forza, piano piano. Guasto, tu ed Emma, tu ed Emma. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. È giallo il simbolo sulla testa, ragazzi. Pensavo mi volesse bene. Non mi sbagliavo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no. La bambina. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Dai. Di cantare qualcosa. Ma era solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. Aiuto, ragazzi. Senti. So che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No. Non è colpa mia. Io non volevo questo. Le amavo. No, non gli sparate, poverino. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Dai, levattene, che così lo impaurisci, se no. Ecco. Come mi hai chiesto? Dai! Devi fidarti di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che tutto andrà bene. Aiuto. Voglio che mandi via tutti. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Sacrificati, compromesso. Ma in che senso? Compromesso. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Io non voglio morire. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà Dai. Nulla, hai la mia parola.
Ok. Dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mi fido. Dai. Oh, che ansia. Poverino, però, l'ha lasciata la bambina. Mi dispiace. Ma non sono stata io. Sono stati loro a sparare, non ti ho sparato io. Ragazzi, missione compiuta. Ha iniziato benissimo. Grazie, Matti. Spero di andare avanti così, dai. Hai mentito, Sabri, mi dispiace. No, io non io ho mentito. Ho fatto tutto quello che potevo. Allora, questo è il diagramma della scena. Puoi usarlo per vedere le scelte fatte, quelle ancora da intraprendere, le possibilità sbloccate. Mi ha dato anche un trofeo, ragazzi. Vediamolo. Vediamolo, sono curiosa. Ragazzi, ve l'ho detto, roleplay, eh? Cioè, andrò per come mi viene di andare, come se ce l'avessi davanti questa situazione. Ok, ragazzi, abbiamo fatto Connor, ha salvato Emma. Dai, spero di salvare tutti, sinceramente. Oddio, la gente in difesa, spero di salvarla tutta, ok. A causa della natura del gioco, alcuni nodi e finali potrebbero non essere considerati per il completamento del diagramma. Ragazzi, quindi è un botto basato sulle scelte. Quindi sono curiosa di vedere come verrà la mia storia. Quindi potevi salvarli entrambi? Certo. Ebbè, ragazzi, certo, sicuramente si possono anche salvare entrambi. Però, cioè, sono stata brava, secondo me. Cioè, non so come... Cioè, non so come avrei potuto salvare anche lui, sinceramente. Mattia dice, gli hai mentito, vergogna. Ma non sono stata io a sparare, gli hanno sparato, mica gliel'ho detto io. Il top di gamma per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoe, andiamo. 200 linfe e fialetti. E aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino all'università. Salve. Ah. Stupendo. È proprio quel bicchiere. Quindi ci stanno comprando, ragazzi. Prezzo speciale di 7.999 dollari. Finanziato in 4 mesi a tasso zero. Ci stanno comprando. Va bene. Scelta eccellente. Se vuole seguirmi, processiamo l'ordine. Scusi, quanto costa? Aiuto. Grazie, va bene. Posso ritirarmi? Sì, è proprio qui, mi convince. Eccolo. Oddio. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio. Non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Oh, capisco. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Ok. Cara. Mi chiamo Cara. Quindi siamo questa ragazzina. E inizia così, ragazzi, aiuto. Sinceramente aiuto. Cioè, io ripeto, sto rispondendo alle domande per come mi verrebbe di fare nella realtà. Quindi certo che ne farò di errori. Però è bello proprio questo. Vedere le mie scelte che cosa comportano nella storia. Ci sta. Bella la musica. È bellissima l'ambientazione, sinceramente. Comunque per ora, ragazzi, la cosa che mi colpisce di più è la grafica, sembra un film. Strabello. Thank you.
Mattia dice nel 2038 sarai vecchia come il tipo che guida. Oddio, che ansia, ragazzi. Eh sì. Comunque, secondo me, a furia di fare scelte emotive, farò impazzire il mio androide. Morirà sicuro perché lo considereranno sbagliato, rotto. Ho salvato pure il pesciolino, quindi figuriamoci. Novembre, ragazzi, pieno autunno. Come ti sembra il gioco, ragazzi? Stra intenso. E per il momento neanche facilissimo, sinceramente. Me lo aspettavo più... come dire... con un feeling più semplice. In realtà devi stare veramente attento a tutto quello che c'è nello schermo, quindi mi devo proprio abituare. Quindi, progettare androidi che fossero accolti nella società umana è stata una sfida difficile per la Cyberlife. Jason Graff, direttore del dipartimento di Cyberlife, ha svelato alcuni segreti in una recente intervista. I primi androidi erano perfetti, il volto, l'espressione. Poi abbiamo capito che per molte persone questa perfezione risultava disturbante. La Cyberlife ha quindi umanizzato le proprie macchine affinché fossero il più possibile simili a noi, in modo da diventare i nuovi membri della famiglia. Hanno creato androidi di entrambi i sessi e di ogni razza, analizzando migliaia di voci per trovare il tono più accomodante. Battito delle ciglia e respiro sono stati perfezionati, insieme ai peli del volto e altri tratti tipici degli umani. Questa simulazione, ricca di dettagli, è il segreto del successo della Cyberlife. Bellissimo, ragazzi, sta cosa. Un recente sondaggio ha dimostrato come i ricchi stiano abbandonando le città in seguito all'innalzamento delle acque. Vabbè, ragazzi, cambiamenti climatici. Sinceramente non voglio stare qua a leggere tutto, però sarebbe interessante farlo, sinceramente. Comunque non sto premendo L1, o premo R2 o L2. No, in realtà con L2 non fa nulla. Quindi è R2. Posso parlare con te? No. Allora, dove devo... Ah, lì, guardate, c'è l'obiettivo, quindi devo proseguire dritto. Metri, quindi sempre dritto. Aspetta la luce verde, da dove la vedo? Qua. Vi immaginate, ragazzi, se non ci fossero queste indicazioni? Mi sarei buttata, mi avrebbero investito. Ok, andiamo. Perché non cammini? Vai, bravo. Premi R2 per usare il GPS. Eh beh, lo sto già usando. No problem. Metri. Non si può correre però, ragazzi. Quello è il classico moralista. Ok, 26 metri. L'Assassin's Creed del futuro. Ma magari fosse così. Ok, siamo arrivati al negozio in questione, Bellini Paints. Entriamo. Connettiti. Ok. Identificazione completata. Ecco il suo ordine numero 847. Sono $63.99. Confermare il pagamento.
dice. Confermo pagamento. Transazione completata. Che ansia che mette però, ragazzi, un mondo fatto tutto così. Mamma mia. Ok, prendi l'autobus verso casa. Chissà che succede mentre va a prendere l'autobus. Usa R1 per cambiare visuale, ok. Fatemi vedere dov'è l'autobus però. Non me lo dice, vorrei che dall'altro lato? Neanche. Vabbè ragazzi, troverò un autobus, vado. Mattia, non dovevi pagare, che fine ha fatto la persona sleale che conosco? Ma come sleale? Comunque là ci sono gli autobus, devo trovare una fermata però, eh. Vediamo. Questa? Sì. Aspettate, eh. È più avanti, sì sì. Io non ci passo in mezzo a quelli che protestano. Quella dovrebbe essere la fermata. Beh, entriamo. Sono i Novax, dice il videogiocatore. Cioè, guardate, devono stare lì in piedi tutti dietro. Oddio. Cioè anche qua avevo la possibilità di fare scelte, no vabbè ragazzi, adoro. Cioè però alcune cose davvero le devi quasi sapere, cioè possibilmente davvero potevo anche non pagare. No vabbè. Vabbè ragazzi, io vado avanti, cioè questa è la mia prima run, la mia prima partita. Poi privatamente voglio scoprire anche le altre cose. Questa è totalmente partita in roleplay. Esattamente quello che farei, quindi noi ce la giochiamo così. Che dite? Siamo sempre al 5 novembre, possibilmente adesso siamo nei panni di un altro androide. Ecco, nei panni di Kara. Aiuto. Segui Todd, seguiamolo anche se non mi ispira tanta fiducia sto tipo. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Benissimo. Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Ragazzi, che ansia sto tipo. Il videogiocatore dice mercoledì si continua e altro in programma. No, si continua e come, ragazzi? Si continua e come? Allora, erano spuntati i compiti urgenti, non li vedo più, aspettate. Compito, raccogli la spazzatura. Facoltativi, raccogli i piatti, accendi l'aspirapolvere, controlla il retro. Sinceramente li voglio far tutti, quindi raccogli la spazzatura è il primo. Raccogliamola. Pulisci la cucina, il piano di lavoro e pulisci il tavolino. Vabbè, sì. Tutto quello che c'è da fare lo facciamo. Forse. Dipende che ti serve. Piano di lavoro e il tavolino. Ci può fare. Ribellati, dice la regia. Porto domani.
Beh, se mi tratta male, di certo mi ribello. Tipo se comincia a picchiarla o robe così. Vediamo. Questo non devo ripulirlo, sarà questo tavolino. TV accesa. Ok. Quindi quella urgente l'abbiamo fatto. Ragazzi, comunque adoro il mood di questo gioco, sinceramente. Ok, quindi questo è un poveraccio, ragazzi. C'ha tutte le bollette rifiutate, i pagamenti rifiutati. Un casino. Ok. E per adesso i compiti urgenti li abbiamo fatti. Rientriamo. Un evasore, semmai, dice la regia. Ma che cazzo? Aiuto. Riferisci a Todd. Andiamo a riferire. Todd, posso parlarti? Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Ok, dobbiamo pulire il piano di sopra, però volevo vedere se mi fa fare i piatti un attimo. Allora, vediamo. C'è la lavatrice, in teoria, vediamo cosa mi fa fare. Sarebbero i facoltativi, ma infatti non me li fa neanche fare, ragazzi. Non mi fa fare i piatti, vabbè. Entriamo in lavanderia, vediamo. No, non mi fa neanche stirare, quindi devo obbligatoriamente andare di su. Posso parlare con la bambina? Ma uccidilo, manco ti paga, dice la regina. Per il momento non ho armi da poter utilizzare, mannaggia. Sistema di trasporto che sta sconvolgendo la California. Beh, ok, pagina 1. Beh, ragazzi, non penso che vogliamo leggere, però ripeto, personalmente poi... Sinceramente le leggerò anche ste cose. Sono tutti eventi del mondo in cui stiamo giocando, eh? Ok. Pulisci il piano di sopra, andiamo. Pulisci la stanza di Todd, rifai il letto, sistema aria la stanza. Ah, devo farlo proprio io? No, vabbè, bellissimo. Riaccendiamo la TV, lasciamola accesa, così ci facciamo anche rimproverare. Ah, perché non posso lasciarla accesa, o l'accendo o la spengo. Vabbè, raghi. Puliamo sto schifo. Beh, ragazzi, mi state dicendo di giocare con calma, quindi evidentemente non ci sono cose da fare entro un tempo limite. La bambina che ha attraversato il corridoio, benissimo. Sistema il disordine, ok, quindi dall'altro lato c'era qualcosa ancora da sistemare. Puliamo. Ok. Ok, aiuto. Vite e morte decise dai veicoli senza pilota. Vabbè, l'hanno detto che stanno praticamente togliendo le persone e mettendo gli androidi. Ai piedi del letto c'è la chitarra, ragazzi. Vediamo, puliamo anche la chitarra.
Devo di nuovo leggere, un altro. No, è sempre lo stesso, ragazzi, mi ha fatto confondere sta roba. Devo leggere tutto, vabbè. Quindi in pratica gli androidi vengono utilizzati anche nelle competizioni sportive, basket, baseball. Ok. Oddio, antidepressivo. Rischio di disordini comportamentali. La pistola, cioè no, vabbè, raghi. Ma a volte non capisco se devo usare il touchpad o l'analogico. Ok, ho sbloccato qualcosa, un dialogo o un'azione. Oddio, ragazzi, ansia. Vabbè, ci sarà altro da pulire perché non me l'ha data, non me l'ha dato completato l'obiettivo, quindi evidentemente c'è altro da pulire. Vediamo qua. Niente, non mi fa interagire con niente. Vediamo. Pulisce la stanza di Alice, quindi devo andare semplicemente nella stanza della bambina. Proviamo. Oddio. Levati. Pulisci il bagno, compiti facoltativi. Boh, vediamo. Cucciolina, sì, ti puoi guardare allo specchio, evidentemente. Ok, pulisci il pavimento. Beh, qua c'è il mocio, quindi direi che possiamo farlo. E che devo fare? Col touchpad, sì. Devo andare più veloce. Oddio, ragazzi. Sì. Ragazzi, mi state mettendo un'ansia incredibile. C'è chi mi sta dicendo che senza aver pulito il piano terra mi sono persa una parte. Ragazzi, purtroppo, ripeto, non l'ho fatto per fretta. L'ho fatto soltanto perché siccome mi sono spuntati compiti urgenti e compiti non urgenti, ho detto faccio quelli urgenti e quelli non urgenti li faccio dopo. Invece evidentemente devi farli per forza prima e non lo sapevo. Infatti ora li sto facendo. Questa dovrebbe essere la stanza della bambina però. Quindi ci sarebbe l'altro bagno. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Non si capisce. Qual è la stanza? Secondo me la stanza è quella con i disegni sulla porta. Questo sarà l'altro bagno. Proviamo. Già fatto? Fai quello che ti pare, dice la regia. Eh sì, ragazzi, a sto punto sì. Cioè, ripeto, prima l'avrei fatti i piatti e tutto il resto lo avrei fatto, sinceramente. Purtroppo non lo posso più fare. La bambina ha paura di noi. Stanza. Ci vogliono 2 minuti, d'accordo, Alice? Allora, facciamo verso l'alto, ok. No, no, Mattia, sto facendo proprio quello che mi stai dicendo tu. Cioè, ci sta giocarlo per come capita. Perché appunto non sapevo della possibilità di poterli fare. Anzi, di doverli fare per forza entro. Cioè, prima di fare quelli importanti. Insomma, è stata una conseguenza involontaria. Quindi ormai me lo gioco così. Con quello che mi capita e con quello che mi succede. Nel paese delle meraviglie. Certo. Ok, quindi è aumentata probabilmente la fiducia di Alice. Parliamo con la bambina, dai. Amichevole. Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Allora. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto.
Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Forse era meglio dirle lasciala in pace. Ah, sì. Che carina. Sì, dai, abbiamo fatto una buona impressione, meno male. Cos'è che ci ha dato? Vediamo. Una chiave, ragazzi. Una chiave. Dillo che abbiamo sbloccato qualche porta della casa. Aiuto. Ok, ragazzi, che paura. Ok, chiedi a Todd nuove istruzioni. Oddio, c'era uno scrigno, apriamolo. Ah, è la chiave dello scrigno, ragazzi. Cioè, a caso l'ho visto comunque. Attenzione, quanto ti ricordi. Erano una famiglia tutto sommato felice. Chissà che è successo alla madre. No, io l'ho voluto chiedere alla bambina per non stressarla, sinceramente. Ragazzi, la picchia. Guardate che cosa ha in fronte. Questo qua lo ammazzo, ragazzi. Lo ammazzo. Non si picchia nessuno, men che meno i bambini. Quello è un androide, però, quello sulla sinistra. L'ha ucciso. Quindi noi siamo i prossimi. Benissimo. Quindi ci ha voluto avvisare la bambina. Ok. Buono a sapersi. È un assassino alcolizzato, dice Mattia. Eh sì, si vede come. Ok, beh. Andiamo, tanto i bagni li abbiamo puliti. Torniamo dal pazzo sclerato, vediamo, eh. Scendi le scale, forza che ce la puoi fare. Che fai? Oddio. Sto giocando. Stai giocando. So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Lo sei? No. Un fallito del cazzo. Lo non sei? Non trova lavoro, non si occupa della famiglia. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Oddio. Ragazzi, io la difendo la bambina. Tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane. So cosa pensi di me. Mi odi. Mi odi, non è vero? Dillo! Dillo che mi odi! Poverina. Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro, scusa. Oh, signore mio. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, vero? Sai che ti voglio bene. Oddio, ragazzi. Ok. Ok, mi ha dato un altro trofeo. Che cos'è? Vediamo. Cara, ha scoperto il contenuto del cofanetto di Alice. Ah, aiuto ragazzi, aiuto, aiuto. Quindi, beh, il secondo piano l'ho fatto tutto. Che peccato ragazzi, potevo fare anche il primo piano se avessi avuto... Cioè, se non mi fosse venuta la paura di dover fare le commissioni in fretta. Mannaggia, vabbè. Continuiamo ragazzi, dai. Quindi siamo di nuovo nei panni di quello che ha ritirato i pantaloni. Che cos'erano pantaloni, boh. Speriamo che la sua storia sia meno, come dire, tragica. Sveglia Carla di sopra.
Ok, anche qui posso non avere fretta? Ho l'impressione che ti affezionerai tantissimo a Kara. Ragazzi, probabilmente quella parte è molto... ti prende tanto. Non so se le azioni che sto facendo abbiano poi delle ripercussioni. Probabilmente sì. Però boh, ragazzi, quello che mi viene di fare faccio. Al solito, ragazzi, chi conosce già il gioco sa effettivamente cosa sia bene fare e cosa no. Io non lo so, e forse il bello è proprio quello, che non lo so. Quindi vedremo insieme che cosa combinerò. Qua non posso interagire con niente. Sicuramente ci saranno riviste, cose, c'è sicuramente un'attenzione ai dettagli. La Russia vuole il Polo Nord, ecco perché. Vita su Titano, tracce di vita aliena sul satellite. Sonda Darwin, partita esattamente 19 anni fa per studiare la superficie ghiacciata di Titano. Ha confermato la presenza di microorganismi a centinaia di chilometri di profondità in un oceano di acqua salata. Ok, anche su Encelado, satellite di Saturno, sembra plausibile che la vita sia presente in tutto l'universo. Ok, ragazzi. Zelone dice, il gioco l'ho giocato, per cui mi limito a dire pochissime cose, evitando spoiler. Evito di rovinare l'esperienza di game di Sabri. E sì, ragazzi, ci sta, perché, ripeto, se dovessi sapere le cose, sarei condizionata. Oddio, in che stanze sto entrando? Oh, mannaggina, poi ci sono altri pacchi di pantaloni. Puliamo anche qua, anche se non c'è stato chiesto. Che bella questa stanza, ragazzi, la stanza di un artista. Oddio, altre stanze che si aprono così a caso. Ok, lì posso interagire ancora con qualcosa, vediamo. Probabilmente dovevo far così anche prima, cioè premere R2 e vedere subito le cose nella stanza. Vedete, piano piano ci prendo la mano. Ok, qui non sembra esserci più niente da fare, quindi rientriamo. Anche qui posso interagire col tavolino. No, ma in realtà quello l'ho già letto, quindi non è quello che devo fare, no. Nient'altro. Beh, andiamo a svegliare questo Carl, vediamo chi è. Aiuto! Prima da Rede un tizio ha donato 50 abbonamenti, che sto vedendo, e sono 224 euro. Sì, ragazzi, perché ogni abbonamento è circa... oddio, quanto era? 2,50 euro, una cosa così. Quindi tanti abbonamenti sicuramente supportano la creatività di un creator. O meglio, sostengono il canale di un creator. Oddio... aspettate che qua mi sa che c'è quello che devo fare, quindi voglio vedere se fuori posso fare altro. Vediamo se c'è qualche altra stanza. No. No, non vedo altre stanze, vedo solo finestre. Se premo R2 non mi spunta nulla di giallo, quindi boh, proviamo a svegliare il tipo. Ok, ragazzi, è un uomo in sedia a rotelle, lo immaginavo, non so perché. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi.
80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Mi chiedono perché te lo immaginavi, sì, ragazzi, perché non so, visto la casa vuota tra me e te, vero, e bella grande, quindi pensavo fosse un po' lo stereotipo dell'uomo in sedia a rotelle, però ricco. Dammi un braccio, Carl. No. Carl, ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ok. Ti porto in bagno adesso. Poi anche perché ho capito che sono tutte storie molto toccanti e quindi mi immaginavo una cosa del genere, sinceramente. È tipo Clara e l'androide Heidi, vero ragazzi? Questa parte mi ricorda molto il film Quasi Amici, vero ragazzi? Stavo pensando la stessa identica cosa. Quel film è strabello. Ok, porta Carla al tavolo del soggiorno. Qualcosa di speciale in agenda oggi? Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Ma come scendiamo le scale, ragazzi? Lo butto dalle scale? Cosa elettronico. Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? No, Carl. Posso chiamarlo se vuoi. No. Che non scende? Ok. No, lascia stare. Non passa da qua. Ragazzi, si è bloccato sulle scale. Facciamo così. E Mattia dice: vedi che sei sadica, non mi capacito ancora che tu abbia pagato prima. Allora, dove lo devo portare, ragazzi? Al soggiorno? Non era di qua il soggiorno? Boh, vediamo. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Ok, andiamo a servirgli la colazione. Vediamo con che cosa possiamo interagire. Solo con l'isola qua al centro della cucina. Ragazzi, comunque vi confermo che me lo rigiocherò, perché adesso, tra virgolette, vado, non dico di fretta, però magari non esploro angolo per angolo come farei invece se fossi off cam. Grazie, Marcus. Televisione. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Beh, trova qualcosa da fare, cosa faccio? Ok, posso suonare al pianoforte. Vediamo. Che voglio suonare, quello che non sono capace di fare io lo fa lui al posto mio, dai.
Speranzosa. Io sto premendo il touchpad a caso, ragazzi. Bella la canzone, ragazzi. Molto malinconica, dice Mattia, vero? Altro che speranzosa. Anzi, probabilmente va all'infinito, quindi direi di staccare, altrimenti mi metto a piangere. Vediamo se possiamo fare altro. Lui è venuto ad ascoltarci. È cambiato il tuo modo di suonare. A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo. No. E fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Sì, ma c'erano altre cose da fare, dillo che non posso farle più. Cioè, ragazzi, vedete, se non le fai con un ordine non le puoi fare più. Cioè, c'erano altre cose, ma cioè, sinceramente, ho visto prima il pianoforte, ho fatto prima il pianoforte. Vabbè, raga, ho capito, è inutile che sto troppo a pensare perché non dipende più da me quando è così. Cioè, se avessi scelto di far prima le altre cose, probabilmente me le faceva fare. Vabbè, pace. Non è questo lo studio, però, mi sa. Ah, invece sì. Dove eravamo rimasti? È lui che dipinge. Che bello. Attendiamo le nuove istruzioni. Cioè, ragazzi, maestra bravo. Alla faccia. Mattia dice, mi sa che è un po' tardi per dirlo, forse ti conveniva giocarlo per i fatti tuoi con i tuoi tempi, così non pensavi ad avere fretta. Sicuramente il fatto di essere in live influisce. Però ragazzi, pace, cioè, ma lo rigiocherò per i fatti miei, sicuramente. Il tuo verdetto, Marcus? Oddio. Sì? Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carla. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Addirittura, devo dipingere io. Provaci. Prova a dipingere.
Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Proviamo, dai, proviamo a dipingere, vediamo che esce. Trova un oggetto da dipingere. La statua, la scrivania. Di qua cosa c'è? Niente, ho la statua, la scrivania. Dipingi il quadro di Carl. Ma così copiamo una sua creazione. No, no, voglio dipingere la scrivania. Abbiamo fatto uguale. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Aiuto! Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Ok. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Oddio, che facciamo? Identità? Umanità, ragazzi, voglio fare umanità. Empatia. C'è anche a costo di ucciderli tutti, ragazzi. Perché li sto rendendo troppo umani. Ragazzi, artisticamente è una bomba emotiva sto gioco. Oh mio Dio. Ragazzi, il figlio questo, è il figlio del tipo che è invece un delinquente, si vede. Ehi, pa. Un drogato. Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Sì, sì, benissimo. Ehi, senti, mi servono dei soldi, pa. Ecco. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No. Ragazzi, no, ovviamente ci ho preso. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza, pa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. Madonna, ragazzi. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, pa, cos'ha lui più di me? È intelligente. È obbediente, non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Ecco. Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, pa. Non mi vuoi bene. E tu vuoi bene a tuo padre, effettivamente, che lo cerchi solo per i soldi. Mamma mia, ragazzi. Ok. Che caos. C'è pure un punteggio, no, vabbè. C'è pure un punteggio.
In base, vabbè, potevo decidere cosa dipingere, cosa scegliere, sarebbe cambiato lo stesso. Oddio. E ovviamente le altre due azioni. Ecco ragazzi, il fatto di suonare il piano per primo non è fretta. Ho scelto, dovevo scegliere cosa fare, trova qualcosa da fare. Mi sono vista il piano di fronte, mi è venuto da mettermi a suonare. Perché? Perché avevo voglia di suonare. Quindi è una scelta in tutto e per tutto. Magari scegliendo una delle altre due cose non sbloccavo il piano, sbloccavo le altre. Quindi ragazzi, non saprò mai. Per il momento, che cosa comporterà a fare le scelte che sto facendo, però ci sta sinceramente andare avanti così. Boh, proviamo ad andare avanti, ragazzi. Non vogliono gli androidi qui dentro. E noi entriamo. Trova il tenente Anderson. Ragazzi, siamo di nuovo nei panni del detective. Aiuto. Scansiona i volti, quindi mi devo mettere da un'altra visuale. Ok, non corrisponde. Merda, pensavo che gli androidi non entrassero qui. Non corrisponde, vediamo l'altro. Ok. Discriminazione. Sì, ragazzi, palesemente, noi non possiamo entrare, ma vabbè. Ormai siamo entrati. Non corrisponde, vediamo l'altro. E non corrisponde, quindi di sicuro non sono loro. Sarà questo di spalle. No, non l'ha fatto però. Ok, tenente Anderson è lui. Senti, analizziamo anche te, visto che sei sbucato davanti. Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna al quinto bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coglione di plastica come Un te. altro che ama Perciò gli fai il androidi. bravo robot e levati dalle palle. Ascolta, forse deve smettere di bere e venire con me. Sarebbe più facile per entrambi. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di androidi, ma Non sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Beh, litighiamo allora, che problema c'è? Offri un altro drink, Facciamo dai. così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. Visto, Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Ok. Omicidio. Ma ti dice, ma quindi se mi comporto male mi offri un drink? Beh, se serve a convincerti, sì. Se mi serve qualcosa da te. Tanto l'abbiamo convinto a venire però, eh. Aspetta qui, ci metto un attimo. Ho il dovere di accompagnarla sulla scena del crimine, tenente. Senti, non mi frega un cazzo dei tuoi doveri. Ti ho già detto di aspettare. Perciò sta zitto e E aspetta qui. vabbè. Seleziona priorità.
Segui il tenente. Cioè, ma che faccio? Mi ha detto di aspettare, devo seguirlo. Ragazzi, ma mi ha detto di aspettare. Posso decidere di aspettare, ragazzi, provo. Vado adesso, magari che non mi vede, cioè. Evidentemente lui ha degli ordini, ordini contraddittori, cioè io devo andare, evidentemente. Qua che mi dice di fare? Di seguirlo, quindi vabbè. Gli androidi non possono proseguire oltre. Ecco, ora mi rimprovera. Lui è con me. Ah, mi ha fatto passare. Hai capito? Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Era... Quindi posso soltanto seguirlo, ok. Sono mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. Ragazzi, ma sembra... Ha trovato il corpo. No, ti prego, non dirmi che è la casa della bambina. Oh, merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini, era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo vedevano mai. Red Ice, acetone, litio, toluene, è un casino. Qui è perché scomodare il mondo nel cuore della notte. Meglio aspettare l'alba. 10 prove ci sono. Attenzione, revisione prove 1 su 10, ascolta il briefing. Quello lo devo fare per forza, immagino. Ok, lì in fondo ci sono altre prove. Capremo di più quando arriverà il corner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che... Niente impronte. C'entrano gli androidi? Chiuso dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sa... Carlos. Abbiamo del suo androide. Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Oh, mannaggina. Sangue secco, sempre. Devo di Carlos. Un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se hai bisogno. Vediamo qua nell'armadietto. Aiuto. Cos'altro c'è che posso indagare di là? Vediamo. Ok, sangue anche nella porta. Ragazzi, vabbè, è stato trascinato. Ok, aggressione armata fino alla... sappiamo, segni di colluttazione. Sangue secco anche qui. Sei prove. Vabbè, chiaramente li utilizzano anche per altri scopi che non devo spiegarvi io. Il vostro androide vi spia? Potrebbe usare androidi per ottenere informazioni private. Aiuto, per registrare le conversazioni private dei clienti allo scopo di venderle ai suoi partner commerciali. Vabbè ragazzi, ovvio che c'è chi ne fa usi impropri. Ok. Non succede niente però se resto così. Comunque ragazzi, le mie impressioni sono che ufficialmente giocarmelo off cam sarebbe stato sicuramente molto più... cioè mi sarei soffermata molto di più. Quindi chiedo scusa se vi sembro frettolosa, ma... chiaramente anche i tempi della live lo richiedono. Arma del delitto chiaramente presa da qui. Mancano tre indizi, tre prove. Lettere perfette. Anche troppo, nessun umano scrive così. Chris, non si può fare... Ah, qua esamina. Una mazza da baseball addirittura. Ok. Ok, ricostruiamo.
preso il coltello da là, chiaramente. Mamma mia, l'ha picchiato malissimo. Poi lui per difendersi ha preso il coltello e chiaramente lo ha colpito. Va bene, ok. Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Esamina la vittima. In realtà a me ancora mancano degli indizi. Vediamo qua. Questo però l'avevo guardato già, che ero. Sono obbligata a leggerlo. Amava divertirsi. Ma il videogiocatore dice: secondo me te ne devi fregare. Basta che seguiamo, fai ciò che ti pare. Quoto. Cioè si vede che non se lo sta godendo bene. Gioca lentamente e fai la diretta fino a mezzanotte, così non corri e recuperi tempo. Ragazzi, magari. No ragazzi, allora me lo sto godendo, nel senso che sto investigando, cioè voglio completare magari le quello che sto facendo, no? Quello che effettivamente state vedendo. Però magari fossi stato off cam, cioè avrei proprio ispezionato anche l'ultimo libro della libreria, per dire. Però capite bene che in live non posso farlo. Ciò non vuol dire che non me lo stia godendo, eh. Però magari, ecco, non fateci caso se alcune cose le salto involontariamente. Tipo, ripeto, la cosa del pianoforte. O la cosa della pulizia della stanza al piano terra della parte con Cara. Cioè, ci sono cose che semplicemente io penso di poterle fare anche dopo, in realtà no. Quindi... La regia dice, ma alla fine chi ti insegue, che te frega? No, non è tanto l'essere inseguita. È proprio una cosa mia personale di voler scoprire la storia... che sto vivendo, ecco, magari ripeto off cam, me ne sarei più fregata di andare avanti con la storia, avrei ispezionato di più. Chris, voglio un test antidroga completo. Allora, aspettate che qua c'è altra cosa, però. E tu? No, è sempre la stessa rivista. Mancano due prove, ragazzi, due prove. Vediamo se sono nell'altra stanza. Una qua, c'è la porta. Cos'è una porta? Boh, vediamo. Tipo, in realtà sono andata avanti. Così, a caso. Ok, dovrebbe essere il retro. Attenzione, analizziamo le impronte. Ok, impronta di scarpa. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Già. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Ok, il deviante non è scappato di qua. Questo è un altro indizio. Dovrebbe mancare l'ultimo, vediamo. Ehi Mike, hai finito di prendere i campioni? No, eppure no. Ancora non me lo dà. Vediamo di qua cosa c'è. Il bagno, attenzione. Ok, la doccia, vediamo. Oddio, scritte dappertutto. Scrittura ossessiva. Oddio, è un killer di quelli mezzi pazzi. Offerta religiosa? Quindi si stanno sbloccando via via delle opzioni, delle azioni o delle scelte di dialogo. Ok, manca l'ultimo l'ultima prova. Proviamo ad andare di nuovo nella stanza principale. Oddio, da qua si vede già qualcosa? No, c'è solo la rivista. Che mi state dicendo è un collezionabile, quindi rimane in vista. Ah, guardate, là ci sono due cose, oddio. Proviamo. C'è altro che posso ispezionare? Oddio, non sembra. Sembrano le ultime due cose. Beh, raghi, proviamo. Me ne manca uno. Io ho paura che se analizzo lui vada avanti. Boh. Proviamo. Deceduto, chiaramente. E Carlos.
Non mi fa fare nient'altro. Ah, ok. Acetone liti. Vabbè, si è drogato, ragazzi. Non ci vuole la scienza. Vediamo. Emorragia interna. 28 pugnalate, ragazzi. E per dare 28 pugnalate ce ne vuole di forza, sinceramente. Ma nella mano, ragazzi. Vediamo se che cos'ha. Ok, impronte digitali. Ricostruiamo. Sembra uno zombie di The Last of Us, dice Zallone. Sì, palesemente. Palesemente. Buonanotte al videogiocatore, tranquillo, perché dopo questa mi sa che stacco anch'io. Però ancora devo ragionare bene con la regia se voglio ricominciare questa parte, giocarmelo con più attenzione oppure no. Ne parlerò con la regia. Beh, intanto ricostruiamo questa scena, ragazzi. Vediamo che è successo. La vittima è caduta qui. La vittima è stata pugnalata. Ok, è stata sbattuta alla porta? Eh sì. Venivano dalla cucina. Ok. È stato pugnalato per 28 volte. Poverino, però 28 volte. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Ok. Parliamo col tenente. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato. Ok, in cucina. In cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide. Ok, con una mazza. Con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. Poi l'androide in teoria ha preso il coltello dal muro. Ok, l'androide ha pugnalato la vittima, ha pugnalato l'androide. No, l'androide ha pugnalato la vittima. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? Eh sì. E poi che è successo? E la vittima è scappata. Poi è andata in soggiorno. In soggiorno. Sì. Poi l'ha pugnalato una volta, se non sbaglio. Sì. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima. Senza, con il coltello. Con il coltello. Eh sì. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'androide. È scappato. La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Che cos'è? Lo chiamate sangue blu. Ah, ok. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah, e scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Oddio. Esatto. Già. Ok, devo cercare le tracce. Trova il deviante, cerca le tracce di sangue blu. Ok, ragazzi. Proviamo. Scusate se utilizzo molto R2, ma voglio cercare di capire bene il da farsi. Quindi devo cercare queste tracce. Oddio. Qua ce n'è una. Da che parte è però? Ne avevo vista una ma me la son sognata. Guardate qua. Sì sì. Di qua. Hanno usato una scala. È andato in soffitta, attenzione. Beh, seguiamo prima le tracce anche in bagno, vanno alla doccia. Ma noi in teoria l'abbiamo già esaminata la doccia.
quindi non dovrei dover fare nulla qui, spero. Trova qualcosa per arrampicarti. Vediamo, eh. La musica è molto, molto calzante, ragazzi, bella. Apriamo la sedia. Prendi sta sedia, ok. Ehi, 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 cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah, verifica, sì. Allora, voglio vedere... Ok, non posso far nulla, sono obbligata ad salire ormai, però... Cioè, ci sta, farei questo, sinceramente. Oddio. Chi c'è là dietro? Ispeziona la soffitta. Beh, ispezioniamo allora. Ci sono ancora le tracce blu per terra, quindi di base dobbiamo seguire quelle. Vabbè. Che ansia. Ecco. E ora? Che è scappato? Dillo che lo dobbiamo inseguire. Aiuto. Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Magi, ragazzi, perché devo fare questa scelta? Che cazzo sta succedendo? Ragazzi. Qui, tenente! No. Oh, merda. Chris, Ben! Beh, non potevo scegliere, ragazzi. Poverino, però, è vero che si era difeso, povero. Ok, ragazzi. Un casino, ma l'abbiamo individuato. Vediamo che trofeo mi ha dato. Aiuto. Connor ha trovato il deviante nella soffitta. Dopo tutte quelle coltellate alla faccia della difesa, dice la regia. Effettivamente c'hai ragione, cioè ha cominciato a provare anche dell'odio. Se ha dato ben 28 coltellate. Ne avesse data una, magari era difesa. Ne davi una e scappavi. Ne ha date 28, quindi probabilmente era un deviante che stava cominciando a provare delle emozioni da umano, appunto, probabilmente rabbia. Quindi sì. Ragazzi, che dire, per stasera io staccherei qua, sono quasi 2 ore di live, devo dire che per stasera va bene così. Ragazzi, devo dire che questo gioco è una sorpresa, devo dire che mi aspetto tantissimo, che mi sembra strabello e che sinceramente sia molti livelli più in alto di Heavy Rain. Ragazzi, io Heavy Rain l'ho giocato, ma molte cose non le ho proprio capite al 100%. L'ho trovate... C'erano dei buchi di trama, secondo me. Magari per mia colpa o non so, l'ho giocato anni e anni fa, quindi non mi ricordo moltissimo. Questo lo trovo molto più maturo, molto più d'impatto, fatto bene. Devo dire che davvero mi sta stupendo tantissimo. Valuterò con la regia se ricominciarlo giusto per prendere... cioè per risistemare qualche piccola scelta che volevo fare, tipo fare le pulizie con Kara. Non ho lavato i piatti, sinceramente. In roleplay io i piatti li avrei lavati. Quindi il fatto che il gioco, se parlo con Todd, non mi fa più lavare i piatti, sinceramente quello vorrei un attimino risistemarlo. Quindi ora vedo con la regia cosa fare, perché ho paura che tornando indietro sbaglio altre scelte che invece ho fatto qua in live con voi. Quindi non vorrei tornare indietro per sistemare i casini e farne di nuovi. Quindi ci rifletterò bene su questa cosa insieme alla regia.
Che dire, ragazzi, scopriremo appunto le prossime storie dei nostri devianti. E nulla, grazie mille a tutti, un bacione, vi auguro una buona notte. E noi ovviamente, come sempre, ci vediamo col prossimo video su YouTube domani alle 14 e con la prossima live qui su Twitch alle 21:30 di mercoledì. Un bacione a tutti e buonanotte.